te c'è fino a bel de Luca. Tante dresce, dai. E blocca. Ah, pure. Vuoi accendere la mano di questa in questo momento? Che sto facendo la mia, dico. Aspetta, è che ti tipo... No, devo inquadrare la manovra. Perché... Ah, sì, ostia, allora sì. Vedete anche io che io adesso te la accendo. Luca, passi a prendere il casco. Sì, dalla... sì, mi porto io. Nella tua GoPro? Sì. Da una catena praticamente, perché se cade, se dovesse cedere un punto,
c'è l'altro che sostiene. Che tiene. Esatto. Lo si usa per calarsi, oppure in montagna lo si usa per poi proseguire, no? Dove quando, cioè, fai un tiro, Cioè, arrivi lì, arrivi lì. lì ti fermi, e lì deve essere un punto sicuro perché sei attaccato solo su quello. E il freno lì che sta tenendo il Quello lì è un Gianni qua, grigri, ed grigri. è un freno autobloccante. Funziona un po' come una cintura, come il meccanismo che abbiamo nelle macchine, la cintura. Quando prende colpo lui blocca. C'è E una gamba che lavora, sarebbe se tu questa. pesi, quanto pesi? 60 Allora, calcola che il peso viene dimezzato dalla sosta, cioè, kg? Quanto pesi? poi più Ok, protezioni tu metti, perfetto. più tu vai a aumentare l'attrito, quindi il tuo peso Ok, quindi diminuisce. c'è su quella carrucola là in cima che È un ti moschettone, la dimezza corda passa dentro. in Se tu più. dovessi mettere tre punti messi disposti, non so, tipo a M, Sì, che è eh. anche una manovra che si utilizza, praticamente tu ogni punto che dai, che metti, tu vai a dimezzare il peso, Peso, no? perfetto. Così sei 1 a 2, cioè praticamente io peso 50 sull'arnia e Ok. tu ne senti 25. Ok. Questo qua funziona così, guarda. Praticamente qua c'è la corda che va all'arrampicatore, qua quella che va alla matassa. Se, allora per dare corda, dai, te lo faccio vedere con la corda perché Sì. capisce meglio a me. Fammelo vedere da lì. Buono. Sta fermo, perfetto. Vai. Allora, ti faccio vedere a metterlo. Praticamente qua c'è il disegnino di uno che scala. Di qua c'è la mano, che sarebbe la mia matassa della corda, ok? Quindi quello che scala, quindi il mio capo, va messo di qui, la matassa sulla mano. Una volta che è inserita, lo si chiude con un moschettone, c'è il moschettone già. In pratica, allora, mentre sale io do corda così, cioè con una leggera pressione. Ok. Una leggera pressione, adesso ti spiego anche il perché. Allora, comunque io do corda così quando lui ha bisogno di corda, cioè di metterla nelle protezioni. Appena lui la rinvia, cioè mette la corda nella protezione, per il momento che rimane rinviato io lo tengo recuperato. Quando lui sale sopra la protezione, quindi ha bisogno di altra corda, metto ancora il mio dito qui con una leggera pressione, mai troppo schiacciato. E do corda, mai troppo schiacciato Perché sennò molla perché tutto. questa qui è il mio autobloccante, c'è cioè la camma. Se non scatta, metti che lui cade e io ho la mano di peso sulla camma, la Ho corda capito, esce all'infinito. perfetto, perfetto. Mentre se io ho una leggera pressione, Puc. la camma scatta e lui blocca. Niente, praticamente per quello che è autobloccante, perché anche se io non ho sulla mano sul grigri che sono in giro spensierato, altro lui cade, lui Boom, blocca riblocco. comunque. A differenza di un secchio, che ora che poi ti faccio vedere, che non è autobloccante, deve essere l'assicuratore che tiene la Accennato corda. da Quello molto è quello che sicuro. si usava ai tempi. Niente, Perfetto. quando arriva in cima questo è bloccato, con la leva do corda e lui scende. Importante non metterlo al contrario. Cioè, Decisamente, se immagino. io metto l'arrampicatore sulla mano e la matassa Esatto. sull'arrampicatore, Né cosa cadere succede? non blocca, Esatto, perché la ma camma non lavora. esatto, Errore certo. che Che è successo? succede. Succede. Ma c'è qualcosa per evitare Bisogna. che L'unica non puoi cosa che si può mettere. fare è Aspetta. controllarsi a vicenda, cioè io controllo il suo Sì. nodo, lui controlla il mio assicuratore prima di partire. Poi vabbè, funziona come un secchio che sarebbe l'altro. Cioè, se io lo metto al contrario, funziona come un secchio, sarebbe l'altro tipo di assicuratore. Cioè, invece di essere autobloccante, devo essere io che gli do Sono la io che doppia in curva e lo qualche. tengo così, gli faccio fare la curva. Ah, Però ok. non è dentro, se io lascio le mani, la corda scorre. Eh certo. Non è Eh sì, è autobloccante. autobloccante, diciamo. Dopo ci sono 20.000 tipi di assicuratori adesso, autobloccanti, non autobloccanti. Poi Ma sai, è il clip up lì commercio. non com'è? L'hai trovato tu? Ma il click up, secondo me, parte che rovina le corde, secondo me. Ah sì? Perché fa un angolo che è troppo Ah, stretto. quindi Aspetta, che Che te no. lo rompo. No, vai tranquillo, perché gli ho Ha un angolo che è forzato troppo troppo stretto, io. sai che lavora così il click up. Tante Sì. calze, No, non lo Però so, poi esatto. mi trovo scomodo, alla fine è grigri, le mani. È meglio.
oppure secchiello se sei in giro a... Ho in montagna e secchio. Due corde prima di tutto. E non una, due corde, perché in montagna c'è sempre il rischio di caduta sassi, che te ne taglia una, ce n'è un'altra. Più leggero, ma soprattutto, che tanti non sanno, il fattore di caduta, cioè sul gri-gri ha un fattore di bloccaggio statico, cioè tum, blocca dal colpo. Se sei in montagna che hai chiodi alpini, cioè con gli picchiati a mano, sì, protezioni veloci, l'hai già tirata. Sì, sì, sì. Praticamente va a dare una botta statica il gri-gri o un qualsiasi altro tipo di assicuratore autobloccante, come può essere quello della Edelrid che blocca statico. Il secchio, quando uno cade, scorre magari quel 20-30 cm, mezzo metro, yeah, e dissipa un sacco i chili che vanno a caricare sulle protezioni. E anche sul e comunque sulla persona che si cura.